Il Casaro Network Youth è un progetto che nasce in realtà da lontano, perché la nostra comunità da tempo si è qualificata come una comunità a forte vocazione energetica, nel senso della compatibilità e della sostenibilità sul territorio delle politiche energetiche di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. Da questo principio, da questo punto di partenza, noi abbiamo ottenuto un finanziamento dall'ANCI, importante perché l'idea per il futuro è quella di costituire, di andare verso una costituzione a livello locale di una vera e propria comunità energetica. E questa cosa la svilupperemo attraverso la formazione di 10 ragazzi che hanno risposto ad un bando con un partenariato forte. In questo progetto il nostro ruolo sarà quello di svolgere un'attività formativa per i ragazzi, un progetto formativo incentrato sia sulla sostenibilità ambientale, sul territorio, sul turismo, con l'obiettivo anche di cercare di far conoscere quelle che sono le tematiche dell'Agenda 2030. Allora, con Matis Community Solutions seguiremo questi 9 ragazzi, che sono peraltro tutti quanti di Tocco da Casauria, in un percorso di coprogettazione. Partiremo cioè da quello che è il loro project work e affronteremo tutti gli aspetti di dettaglio di una progettazione, di un intervento di valorizzazione del territorio, per cui ci occuperemo insieme di definire gli aspetti del budget, di stabilire i tempi attraverso cui questa azione poi verrà messa in atto. Cercheremo qui di insediare una prima comunità energetica autonoma. Lo faremo con il protagonismo dei giovani del territorio del Casauriense, insieme ai nostri partner e al comune di Tocco da Casauria, che è capofila di questo progetto. Lo scopo sarà di attivare e realizzare una casa della sostenibilità qui a Tocco da Casauria. È un progetto reale che prende spunto dal nuovo piano per PNRR e tutta la comunità del Casauriense sarà partecipe di questa nostra iniziativa, di questo progetto.